Le operazioni di voto si svolgeranno nella giornata di domenica 28 ottobre dalle 8 alle 22. Lo scrutinio delle schede inizierà lunedì alle 8. Per votare bisognerà recarsi nella sezione di appartenenza ed esibire la tessera elettorale e un documento di identità. Chi non ha ricevuto la tessera elettorale o l'avesse smarrita può ritirarla presso l'ufficio elettorale del comune di residenza, i cui sportelli resteranno aperti durante le votazioni. La scheda è una sola di colore giallo. Sono indicati le liste che concorrono alla competizione elettorale, con a fianco una riga riservata all'eventuale preferenza per un candidato alla carica di deputato regionale. Alla destra è riportato invece il cognome e il nome del candidato alla carica di presidente della regione. L'elettore potrà esprimere due votazioni, uno per l'elezione del presidente della regione, l'altro per le liste e la scelta dei candidati all'Assemblea regionale siciliana. Naturalmente si potrà votare anche solo per il presidente o per una lista. In quest'ultimo caso la preferenza sarà attribuita automaticamente anche al candidato presidente collegato alla lista. È ammesso il voto disgiunto. Questo vuol dire che si potrà votare un candidato presidente e una lista adesso non collegata. Si potrà insomma esprimere la preferenza o per un presidente e la lista della stessa coalizione o per un presidente ed un candidato alla carica di deputato regionale di uno schieramento diverso. Per il presidente basta sbarrare con una X il nome scelto. Per il deputato al Parlamento siciliano bisogna invece scrivere il nome e il cognome del candidato.